viene a ver a Vittorio? ¿Y qué voy a hacer? Claro. Qué fuerte, ¿no? Lo vi ayer, perdóneme que lo encare con la cámara, pero los vi acá parados a la pareja. Sí, me pareció hermoso. Y somos característicos, es decir. Casi de la edad de él. Claro. Así que queremos verlo antes de que se nos vaya. Qué elegantes que son los dos, la verdad. Son la pareja. ¿Puede ser? ¿Venís a ver a tu actor de la vida? No, no es mi actor de la vida. Es un enorme actor, pero no es mi actor de la vida. Vengo a celebrar un festival de teatro. Yo creo que el teatro ayuda a que la gente sea más solidaria, más humana, que no es plata malgastada, que hace a la sensibilidad y al ser de las personas, la calidad, a pensar en el otro. Porque digo, Gassman pertenece a una generación también de un movimiento, o sea, es un movimiento muy fuerte, ¿no? Socialmente. Y entonces ayudaron a un mundo mejor. Exacto. Él y tanta gente, ¿no? Entonces, por eso. Muchas gracias. Una de una lectura. El guayo, el caro señor, que lo vendo tras tener mis errores soltando, son usidos senza le chiavi di casa. Senza le chiavi di casa. Vabbè, e perciò? Ho lasciato i bagagli sul deposito in stazione e me ne sono andato in trattoria a cenare. All'uscita dico, che faccio? Sono già le 12, alle 4 prendo il primo treno. Beh, per 3 orette di sonno non vale la spesa. E me ne sono venuto qua. Questo caffè non chiude, vero? No, non chiudono, signore. Sicché lei ha lasciato tutti quei pacchetti in deposito alla stazione. Perché non dire? Non vi stanno forse sicuri? Erano tutti ben legati. No, non dico per questo. Ben legati, me l'immagino. Sì, con quell'arte speciale che mettono i giovani di negozio nell'involtare la roba venduta. Che mani! Un bel foglio di carta, doppia, rossa, levigata, così liscia che uno ci metterebbe volentieri la faccia per sentirne la fresca carezza. La mettono sul banco, poi vi collocano su in mezzo la stoffa lieve, ben piegata. Levano prima da sotto, col dorso della mano, un lembo, poi piegano l'altro e ci fanno anche, con svelta grazia, una rimboccaturina, con un di più, per amore dell'arte. Cacciano sotto le punte, allungano una mano alla scatola dello spago, tirano quel tanto che basta per legare l'involto e legano così rapidamente che lei non ha neanche il tempo di ammirare la loro bravura e già si vede preparare e presentare il pacco col cappio pronto a infilarci il dito. Si vede che lei ha osservato con molta attenzione i giorni di negozio. Io? Giornate intere ci passo. Sono capace di starmene anche un'ora davanti alle vetrine di una bottega. Mi ci dimentico, mi sembra di essere, vorrei essere veramente quella stoffa là di seta, quel bordatino rosso o celeste. Io seguo con gli occhi il cliente o la cliente che escono dalla bottega col pacco appeso al dito, in mano, sotto il braccio, e li seguo finché non li perdo di vista, immaginando le cose che immagino. Lei non può neanche figurarselo, ma mi serve questo. Le serve, scusi, che cosa? Attaccarmi così, con l'immaginazione, alla vita altrui, come un rampicante intorno alle sbarre di una cancellata. Non lasciarla mai posare un momento l'immaginazione, aderire con essa, continuamente, alla vita degli altri. Non della gente che conosco, no, quello non potrei, no. Ne provo un fastidio, una nausea. No, alla vita degli estranei, intorno ai quali la mia fantasia può lavorare liberamente. E sapesse quanto lavora, fino a che punto riesco ad addentrarmi. Guardi, io vedo a casa di questo, di quello, mi ci sento, ci vivo proprio, fino ad avvertire, sa quel particolare alito che cova
Beh, in ogni caso, nella sua, nella mia,